Giro di valzer, molto probabilmente già a partire da lunedì prossimo, in tre commissariati dalla Polizia di Stato in provincia di Trapani. Dopo meno di un anno di direzione del commissariato di Alcamo, Alessandro Scardina, trapanese di 33 anni, andrà a dirigere il commissariato di Castelvetrano. Il commissario Giovanni Modica, dirigente da quasi tre anni del commissariato di Castelvetrano, andrà a dirigere quello di Castellammare del Golfo. Il commissario Filippo Livolsi, dopo quasi un anno, lascia Castellammare per venire a dirigere il commissariato di Alcamo. Una presenza breve per due commissari, Scardina e Livolsi, mentre fino a qualche anno fa la direzione durava molto tempo, dando quindi la possibilità ai poliziotti di conoscere bene il territorio, fare squadra con i colleghi per meglio combattere tutte le forme di criminalità. Oggi, con i tantissimi vuoti negli organici, come denunciano molto spesso i sindacati, viene difficile avere un capillare controllo del territorio, effettuato spesso solo per lo spirito di sacrificio degli agenti. Va inoltre aggiunto che ormai nei commissariati della provincia di Trapani, e non solo, il continuo flusso di emigrati impegna la maggior parte del personale nei vari adempimenti burocratici e controlli, distogliendo forze e professionalità dal territorio e da altri importanti compiti di istituto a tutela dei cittadini.